Salve ragazzi e benvenuti a PlayStation Update, la rubrica video di EveryEye.it che vi tiene informati sulle ultime uscite del PlayStation Store e vi dà i nostri personalissimi consigli per i vostri acquisti sulla piattaforma Digital Delivery di Sony. La settimana si apre nel migliore dei modi per PlayStation 4 e PlayStation 3 che accolgono finalmente Child of Light, RPG sviluppato da Ubisoft Montreal. L'ultima fatica dello sviluppatore francese si è dimostrata veramente eccezionale, distinguendosi per un comparto stilistico molto ispirato ed un gameplay forse un po' semplice ma decisamente divertente e ben costruito. Il titolo alterna fasi esplorative simili a quelle di un action bidimensionale con un combat system che invece ricorda quello delle grandi produzioni ruolistiche degli anni 90. Il gioco supporta pienamente le funzionalità cross-buy e qualora decideste di pagare i 14,99€ richiesti potrete scaricare automaticamente entrambe le versioni, PlayStation 4 e PlayStation 3. Si tratta senza dubbio di una delle migliori produzioni digitali uscite quest'anno e vi consigliamo seriamente di dargli un'occhiata. Dopo Outlast, un altro horror game arriva in esclusiva su console PlayStation 4. Questa volta si tratta di Daylight, titolo nato dalle menti della software house Zombie Studios. Purtroppo la produzione non si è dimostrata solida e strutturata come ci aspettavamo, risultando a conti fatti decisamente modesta sia nel gameplay che nel comparto tecnico, nonostante l'utilizzo dell'Unreal Engine 4. L'esperienza di gioco è comunque in grado di farvi fare qualche salto dalla sedia e visto il prezzo contenuto di circa 11,99€ per la prima settimana di lancio, potrete decidere di dargli una chance nel caso siate appassionati degli spaventi videoludici. A partire dal 2 maggio sarà disponibile The Amazing Spider-Man 2 sia su PlayStation 3 che su PlayStation 4. L'ultimo videogame dedicato all'arrampicamuri è sviluppato come sempre da Binox per conto di Activision. Questa volta il comparto narrativo è stato realizzato basandosi in parte sull'omonima pellicola cinematografica, piuttosto che pensare ad una vicenda inedita. Fortunatamente il free roaming è abbastanza denso e includerà anche molti super cattivi noti ai fan dell'Uomo Ragno, fra cui Carnage, il Cacciatore e Kingpin. Non si tratta sicuramente di un free roaming ai vertici della categoria, ma di un titolo solido come gli altri sviluppati dal team. Se siete quindi alla ricerca di un tie-in che possa divertirvi per qualche settimana, può essere il gioco che fa per voi. Passiamo adesso a PlayStation Vita. La novità più importante della settimana è Demon Gaze, un dungeon crawler venduto al prezzo di 39,99€. Al contrario di molti prodotti simili che puntano principalmente sul fanservice sfrenato, il gioco ideato da Kadokawa Games ci ha convinto grazie ad un gameplay abbastanza solido. Non stiamo parlando di niente che riesca a innovare il genere e la categoria, ma il titolo risulta vario e divertente e soprattutto longevo, dal momento che l'avventura principale dura circa una trentina di ore. Se siete quindi alla ricerca di un dungeon crawler anche sulla piattaforma portatile di Sony, questa potrebbe essere la produzione adatta alle vostre esigenze. Arriva finalmente in Europa Ragnarok Odyssey Ace su PlayStation Vita e PlayStation 3. Si tratta di una versione riveduta e corretta dell'Hunting Game uscito lo scorso anno in esclusiva sulla console portatile Sony. Questa nuova edizione include tante novità, fra cui l'aggiunta di funzionalità crossplay, nuovi oggetti e quest inedite. Il prezzo ufficiale è di 29,99€. Dobbiamo purtroppo segnalare l'assenza di una qualsiasi funzionalità cross-buy fra le due piattaforme. L'aggiornamento settimanale non si è distinto esclusivamente per la gran quantità di nuovi titoli aggiunti allo store, ma anche grazie a una serie di interessanti offerte relative ai franchise di Ubisoft. Al prezzo scontato di 24,99€ potrete acquistare i primi due capitoli di Assassin's Creed, il titolo più celebre del publisher francese. Se invece amate i first person shooter, vediamo il consiglio di dare un'occhiata ai primi tre capitoli della serie Far Cry, scaricabili rispettivamente ai prezzi di 4,99€, 5,99€ e 7,99€. Soprattutto Far Cry 3 è uno dei migliori first person shooter usciti negli scorsi anni e quindi vi consigliamo veramente di avvicinarvi a questa produzione. Interessante anche l'offerta su Splinter Cell Blacklist, che è venduto al prezzo di 12,99€. L'ultima offerta che vogliamo segnalarvi riguarda Rayman.
gli ultimi due capitoli della saga Platform di Ubisoft vengono venduti in versione PlayStation Vita al prezzo di 7,99€ e 12,99€. Soprattutto Rayman Legend è una produzione da considerare, anche abbastanza recente. Peccato solo che lo sconto non sia stato esteso all'edizione PlayStation 4. Con questo concludiamo la nostra rubrica settimanale sugli aggiornamenti del PlayStation Store e vi diamo appuntamento, come sempre, al prossimo venerdì. Un saluto!